qua in collina vicino a olivi di varietà nostrana di Brisighella, non certo per raccogliere olive perché siamo ancora a fine aprile, ma per parlarvi di prodotti frutta e verdura che è già stata raccolta e in questo caso è stata anche già confezionata. Di cosa si tratta? Questo rumore di plastica che ormai è conosciuto anche agli animali, che si avvicinano quando sentono il rumore della plastica perché riconoscono i contenitori che noi animali umani utilizziamo per portare loro frutta, verdura, carote, ma rischia di diventare anche il rumore con cui i bambini e i consumatori, quando i bambini diventeranno adulti, riconoscono il cibo. Queste sono, non so se riuscite a riconoscerle, dalla forma non si direbbe, ma sono carote. Sono carote che sono state preparate e sono state somministrate ai bambini della scuola per insegnare loro un valore importante dell'educazione alimentare, l'importanza di consumare frutta e verdura, quindi alimenti sani, associati a un movimento, a una normale attività fisica e equilibrata, la frutta e la verdura possono migliorare la nostra salute. L'Unione Europea e l'Italia, il Ministero della Salute, hanno spinto un progetto volto proprio a stimolare i bambini e le loro famiglie a utilizzare frutta e verdura. È un progetto di scala europea e ha portato nelle scuole queste cassettine con frutta e verdura di stagione. Stiamo parlando di frutta e verdura di prima qualità, di prima categoria, spesso biologica e tutta frutta controllata. Chi ha prodotto questa frutta? Consorzi di cooperative di produttori che l'hanno fornita alle scuole nell'ambito di questo progetto europeo.